Ma Sarajevo lei ci andrà con il cuore con Papa Francesco, o magari vorrebbe anche esserci fisicamente, Don Albino. Buongiorno e ah, ben trovato nella sua sede di beati costruttori di pace qui a Padova. Sarajevo, Papa Francesco cosa le dice? Beh, intanto che nel 94 eravamo andati ad accogliere anche Giovanni Paolo II che non è arrivato, ed eravamo dentro alla bufera e adesso credo che sia comunque importante perché. La pace che noi portiamo dopo le guerre, è una, dovunque, in Iraq, come a Sarajevo, come in Afghanistan, è una pace ingessata, è quella che ferma le armi, ma non cambia un netto dalla situazione. Per cui, a Sarajevo, in questo momento, proprio come città simbolo, abbiamo ancora le separazioni etniche e abbiamo ancora le fatiche con l'aggravio della mancanza di lavoro, della mancanza di un'economia che riesce a tenere e quindi la fine della guerra non ha portato un cambiamento della situazione per la gente. Ha irrigidito, è irrigidito senza però il pericolo delle armi. Non potevo non iniziare con questo riferimento perché c'è grande attesa naturalmente per la visita di Papa Francesco, ma soprattutto perché questo è stato uno dei luoghi in cui beati i costruttori di pace ci ha messo il cuore più che la faccia. Ci abbiamo messo tutto lì. Tutto abbiamo lì. anche un nostro amico che è stato ucciso sul ponte Verba, Gabriele Moreno Locatelli. Ma eh, credo che abbiamo lavorato sia lì dentro a fianco della popolazione e a fianco eh, specialmente di quelli che non potevano farsela e abbiamo portato dentro come qualcosa 800.000 lettere per il la, in uno stato d'assedio, avere la comunicazione che in qualche, eh, voleva dire rimettere le persone ancora in rapporto e poi abbiamo fatto molte attività politiche fino all'ONU di Ginevra eh, per fare in modo che la guerra terminasse, quindi abbiamo lavorato molto Un ma, sacco di... con molta eh. gioia, con, siamo sì. molto contenti. Abbiamo voluto sottolineare due anni fa come eh, durante la guerra si muove una popolazione diciamo, della violenza, programmata, organizzata, ma dentro una guerra si muove anche tutta la popolazione della pace che mette a disposizione la propria umanità, che fa notizia sono soltanto le azioni di guerra. Ma la realtà, perché la gente abbia da sopravvivere e, per, per, e come può poter andare avanti, sono storie che vanno raccontate, che sono i, i bellissime perché credo come queste sì, che forte, cambierebbero come il mondo, forte il negativo, più forte il positivo perché c'è ancora la vita. Come si attraversano 50 anni di vita da sacerdote, questi 50 anni, dal 63, quando è stato ordinato prete subito dopo alla parte finale del concilio ad oggi, come si attraversano questi 50 anni? Come, come Beh, si sta dentro sai, io nelle io situazioni? Io sono una persona molto fortunata, se guardo indietro il punto di partenza e guardo adesso il punto di arrivo, sia a livello di eh, coscienza e novità, per me la rivoluzione più grande della mia vita, a partire proprio da, da prete, è il cambiamento totale della concezione di Dio la rivoluzione più grande, ma è anche la scoperta che continua ad andare avanti con una, con una, cosa, impre, con una cosa impressionante. Eh, ritenere Gesù Cristo come una realtà più viva della vita significa essere dentro a delle novità che, che hanno, hanno dell'incredibile e che è una cosa così forte, così, così, così straordinaria, che ogni giorno mi dà la possibilità di fare scoperte nuove. Allora sto sperimentando mm -hmm. da una parte, eh, come dire, gli anni che arrivano e quindi i limiti gli anni passano, li, sì. i limiti Sì. ma sull'altro versante, l'intensità della vita. Il fisico cede, il, il biologico se ne va, ma lo spirito, nel senso proprio della vita, è sempre nuova. E quindi una, abbiamo delle possibilità. Io... Sì, nel 63, quando è stato ordinato, in quei momenti, io penso sempre a quello in cui il sacerdote è sdraiato, l'ordinato è sdraiato per terra, con la faccia e magari con gli occhi chiusi e sta pensando, si immaginava di diventare prete così? No. Si immaginava la sua... No, è proprio che... Ma, no, ma non I perché... I suoi 70 anni non, così... Non lo immaginavo, no, anche mm. perché quando si diventa preti si entra dentro in una situazione subito di, diremmo, di direzione, di... Eh, eh, essere leader dentro una comunità, lavorare, far emergere, eccetera. Adesso non ho più queste, queste aspirazioni, ma la cosa più bella che trovo è la scoperta che l'umanità di Gesù contiene tutta la realtà di Dio, ma in ogni corpo umano, non mm -hmm. da me perché sono prete, in non ogni tutte. corpo umano. Cogliere la realtà di Dio in tutta la realtà umana, non solo, siccome il nostro organismo il nostro corpo è collegato alla vita, con gli elementi della vita come tutti gli altri esseri viventi, quindi è collegato alla terra. Cogliere la realtà di Dio anche nella relazione con la terra, con tutto quello che serve alla vita, eh, diventa da una parte una responsabilità, ma come una mamma che ha il proprio bambino una grande responsabilità, ma è anche una grande gioia. Ma è anche il, come dire, il piacere di condividere la vita e di credere che il Signore dentro a questo realizza la vita eterna per tutti. La vita eterna non dopo morto. Qui, subito, adesso. Adesso. adesso anche se non abbiamo tutta l'esperienza, abbiamo la parte, eh, diciamo. Però quella realtà dell'umanità non quantificabile, mm. non, non visibile non monetizzabile, data dai sentimenti, dagli impegni, dalle sofferenze, dalle, dalle condivisioni, dalle, dal messa in moto. È quella vita quotidiana che regge il mondo al di là di tutti i soprusi dei poteri di questo mondo e di tutti gli abusi che vengono fatti e di tutte le guerre. È quella parte di vita che inizia già il regno di Dio. Gesù, se non riusciamo a mandarlo giù. Perché su questo punto, qua, pensiamo sempre al regno dell'uomo, con tutte le turbulenze che abbiamo. Sì. Ma pensare che quella è la realtà che rimane per sempre, per cui la vita non è mai morta con Dio. Non è mai morte certo, la vita. Certo. E la morte è per essere oltrepassata, grazie a Gesù Cristo. È la vita di Dio che ci è stata regalata, è questa, non ha morte. E comincia adesso, però, non è dopo. Adesso. A parte il grande incontro con Dio. Chi è che l'ha per così dire obbligata, che l'ha quasi rivoltata come un calzino? C'è una figura che l'ha messa in discussione? Ma no, io credo che siamo stati dentro a grandi. A grandi un tempo di grandi profeti. Uh -huh. Ne abbiamo tanti. Io alle arene ne ho visti tanti profeti uh -huh. che sono passati da Tonino Bello, uh -huh. da Turoldo, da Balducci, da uh -huh. Rigoberta Menciù, da Pires, il uh -huh. vescovo Pires. Della, della Cosa. Poi sono stato di passaggio soltanto in America Latina, Pro Agno e altre personalità. Siamo in un tempo di grandi profeti. Eh, San Romero d'America, uh -huh. per me quello uh -huh. ha segnato molto. Nel 1980 ha dato una svolta nella mia vita. Però anche adesso, eh, padre Maggi, altre persone, che in qualche modo mi danno. I profeti ci sono, forse mi, non mi li offrono, vediamo. Mi offrono delle piste ah. e anche dei pensieri. Sì. Poi ognuno di noi fa la sua strada. Io credo che non c'è niente di più bello, di, di più straordinario che scoprire che Dio, il Dio di Gesù, non guarda dall'alto, non si è messo a dirigere l'orchestra dell'umanità è dentro a tutte le realtà che si mettono a disposizione e a servizio degli altri perché gli altri possono vivere ed essere contenti. Grazie... E allora questa realtà di un Dio servo, ma non perché è obbligato, ma perché è, si è innamorato e ha dato tutto e si identifica, per cui non esistono che i nostri nomi e le nostre persone per manifestarlo, fare questa scoperta è la, la cosa più bella di ogni giorno. Ma c'è una persona alla quale deve dire grazie perché oggi è sacerdote, perché ha fatto questa storia, perché ha incontrato tante persone. Ma io non metterei una, vocazione... una persona... Io guarda, no. papà, uh, la mamma, la famiglia... Sto pensando. Eh. Vorrei raccontare un fatto della mia vita, ma no, non lo so. Tre giorni prima di essere prezioso, sì. mio papà e mia mamma mi chiamano a casa, mi siedono là e mi salutano, mi domandano. E hanno fatto le raccomandazioni. E poi, e poi il papà eh. mi dice, senti figliolo. eh Tanto per dirgli, papà, mamma, sette campi a mezz'adria, sette figli. Si è allora, spiegato bene. Allora, si è spiegato allora bene. mio papà dice, senti, sappiamo, d'accordo con la mamma, sappiamo che tu conosci la nostra vita, tu sai cosa abbiamo fatto, perché tutti voi facciate quello che vi sentite giusto di fare. Però se ti fai prete, perché adesso a questo punto dove sei arrivato faresti un dispiacere a noi, perché abbiamo sacrificato, abbiamo dato e perché abbiamo sacrificato, ti senti obbligato quasi a sì, per essere, essere riconosciuto. Certo, certo. Per piacere, Albino, sta qua, stasera, fermati a casa con noi, che siamo contenti di stare con te. Se invece ti fai prete, perché senti che la tua strada, quello che abbiamo fatto, L'abbiamo fatto perché ci è piaciuto così e eravamo contenti noi di quello che potevamo fare, ma non perché tutti faccia prete. Bello. Io devo mm -hmm. dirti che questa è stata la lezione, la lezione se la ricorda che, che ora eh, mi certo, porto dentro eh, certo. e che ha guidato anche molto del mio modo di pormi di fronte alle situazioni, anche quelle più, li, più difficili, immagino. più impegnative. Beati costruttori di pace le esperienze dell'Arena non ci sarebbero se non ci fosse stato un percorso, un incontro? Ma io in quel momento lì, quando dopo il fallimento di Comiso e dopo il tentativo di ricostruire, dopo il desiderio anche, purtroppo ai margini erano molto ai margini, eh, ai margini e ho lavorato per lanciare quell'appello e ho incontrato l'arcivescovo Battistia Udine che era vicario generale a Padova e che mi conosceva bene mm. e mi ha incoraggiato e da quel momento lì ho, ho avuto anche, siamo stati fortunati, ci siamo ritrovati un gruppo di persone che avevano le esperienze più diverse, padre Alex e eh, tutti gli altri che venivano dalle, dalle missioni, eccetera. Sì. La cosa molto molto bella, ma questa passione di una comunicazione di condivisione, questo desiderio di costruire anche per la Chiesa quegli obiettivi che sono del Vangelo, ma che erano bloccati perché la storia della Nato, dei legami con gli Stati Uniti, della politica, delle altre cose, bloccava un pochino. Però è stata anche la scoperta che anche all'interno della Chiesa, nonostante tutti i silenzi, c'era un fermento qui. dentro che è esploso in arena. È venuto fuori una cosa straordinaria. Umanamente, da laico, qualche volta mi viene da dire o da pensare, l'avevo detto, l'avevamo detto, l'è mai successo? Molte volte, ma io sono felice di questo perché adesso, come movimento, non siamo granché, però. La diffusione sul territorio di tutti gli obiettivi della pace per quanto riguarda il sistema di vita, i rapporti internazionali e anche la cura del creato è un problema che fa parte di tantissime comunità, di tante persone e non soltanto di qualche gruppo di certo, elite certo, o qualche gruppo certo. particolarmente cosciente. Ed è una cosa fatta da. Da chi crede e chi non crede, da chi è di una fede o di un'altra, ed è una cosa che è fatta a livello ampio. Ed è direi questa la, nu la nuova frontiera dell'ecumenismo: non sulle religioni, ma piuttosto sulla storia dell'umanità e dell'umanità in quanto tale, perché il rapporto con la terra costituisce un altro elemento di una, uh, come dire, di una materialità, di una concretezza. Ma anche di una condivisione possibile condivisione che è straordinaria. Assolutamente. Abbiamo dovuto mettere a messo una sua collaboratrice qui perché non entrassero le persone, perché ce ne sono tantissimi che bussano alla porta di questa sede. Che odore hanno? Che odore ha? No, eh, Il gregge le pecore, come diceva. Avete dice visto Francesco? che devo essere anche eh. un po'. Un ma che umanità po'... passa qui, che odore ha? Ma la periferia. No, io di sono, Padova. Da questo punto mi ritengo fortunato, nel senso che eh, eh, quando. Delle persone che nessuno guarda o che nessuno vuole e che spesso anche molti rifiutano, si incontrano nella loro realtà, cioè nella loro quotidianità, la responsabilità di famiglia, le situazioni che vivono, le malattie, la mancanza di lavoro, la, il sistema di vita, per esempio: Sinti e Rom, un sistema di vita dove la società è, è dall'altra parte perché non si fida. Mm -hmm. E scoprire invece la realtà. Così come delle famiglie. E avere anche la loro amicizia, la loro confidenza, e alla fine condividere con loro il cammino. Ma io credo non ci sia più gioia gioia più grande che essere, come dire, amici riconosciuti dai più poveri. Ho qui, guardate le multe che ho qui. Infatti e, stavo qui chiedendo non le ha prese lei tutte queste multe, no? Ho 2000, ho 2000 multe qui, con me. E sono quelle degli acatoni, cioè quelli che ai semafori chiedono l'elemosina. Qui a Padova si voleva far, far pulizia, perché la città ha il degrado a causa loro. E si è scambiato il delinquente con il povero. Allora i delinquenti fanno razzie negli appartamenti e si è aggravata la situazione. Questi da mesi hanno la polizia, e, e, non la polizia, i vigili urbani la polizia urbana, a, sempre, a, a, sulle a, 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 sì, sempre sulle costole a colpirli e, e a dare 100, 150 euro a ogni multa che ricevono perché non fanno niente di male non fanno nessuna aggressione a nessuno non c'è nessuna denuncia su di loro e io dico questa è una grande ingiustizia ma io sono tutti qua io ho tutti qua e devo garantirvi che alla fine è sconoscere le loro famiglie, sapere le loro passioni, vedere come mi consegnano gli spiccioli che prendono e poi glieli riconsegno perché li mandino a casa a mantenere i figlioli o le altre persone che hanno a casa per i bisogni che hanno. Allora è un'umanità che cammina, che, che, che resiste, che tiene forza e secondo me il cambio del mondo, è, in questo momento il mondo ha tanti sconfinamenti, ha quelli della violenza, della guerra e della crudeltà a quelli dell'ingiustizia e del rifiuto, della, della, del rifiuto delle persone, ma c'è bisogno anche di uno sconfinamento della nostra umanità. Abbiamo sì, bisogno di rompere allarcare. tutti i confini, e tutti gli steccati, tutti i blocchi che mettiamo, perché siamo arrivati anche all'assurdo che viene proibito a una persona privata, a una donna di 90 anni, di poter ospitare sei profughi che arrivano dall'Africa mettendo a disposizione il proprio appartamento. Anche questo è proibito. Io credo che qui siamo all'assurdo. Eh sì. Se non fosse nato a Padova, nel Padovano, in questa chiesa padovana storica così bella, dove le piacerebbe essere nato? Ma io non credo che ognuno di noi eh, C'è un luogo definito. Io, insomma, io che... non ho, no, io, non, io sento che il luogo definitivo, il, il proprio il, il santuario di ogni persona, è la realtà di Dio dentro ogni... E, insomma siamo la cosa più preziosa della quale Dio è più felice di tutti quanti. Allora io non credo che ci sia né un luogo né una situazione. In carcere, uh -huh. in situazioni eh, abnormi, io credo che se c'è questa coscienza della realtà, come l'ha avuta Gesù del resto, Gesù, qual era il luogo migliore per Gesù? Era la croce, no, che non era la croce, però c'è stata anche quella ed è stato l'incredibile di Dio. Quindi io sono molto contento perché il cammino è la possibilità e la felicità di Dio non è per me, è con tutti, è per tutti anche. Carlo Maria Martini, in uno dei tanti delle sue lettere che rivolgeva alla sua diocesi, ce n'è una in modo particolare che ricordo sempre con particolare eh, non solo affetto, ma anche emozione: il lembo del mantello. Quante volte non ci accorgiamo, Cristo passa sulla nostra strada. Forse qualche volta abbiamo bisogno anche però di toccare qualcosa di, di, per sentirlo. Le è mai capitato di avere bisogno di, di sentirlo, di chiamarlo? Questo Dio che magari qualche volta si può pensare sia lontano, non ci veda, non sia con noi. Sai, quando hai capito che la tua vita è tutta dentro a un rapporto, eh, un marito e una moglie che hanno i figli e che si vogliono veramente bene non hanno bisogno di fare eh, come dire, dei, dei gesti particolari. È, è il vivere quotidiano sempre da tutti i punti di vista dove nessuno, nessuno né dei figli né del, del coniuge, nessuno è assente anche se sei lontano le mille miglia. È dell'esperienza della normalità della vita, ma anche della grande intensità. Io non credo che ci siano in una, in una, eh, che ci siano dei momenti di, eh, come dire, di, di separazione. Lo vivi sempre, il pensiero va lì ma in una forma molto spontanea, ma non perché ti sforzi, perché eh, Dio spinge molto di più di quello che noi cerchiamo. Sì, c'è molto più accanto di quello che noi pensiamo. Spinge, spinge, spinge suggerisce, spinge molto di più di quello che noi cerchiamo. Che cos'è la misericordia? La misericordia è essere capaci, di, come ha fatto Gesù, che ci ha mostrato un Dio non che è buono. Ma che è solo capace di essere buono, ed è unicamente buono. E che in tutte le situazioni, anche le peggiori e le più gravi, di fronte a uno che si presenta a lui, ma lui ha solo da dirgli, anche per la comunione, uh -huh. perché su questo dovremmo fare chiarezza. C'è anche il punto di vista di Gesù Cristo, oltre che delle leggi che abbiamo messo negli altri per tenerli lontani la gente. E davanti ad ogni persona, in qualsiasi, anche la peggiore, dove nessuno di noi avrebbe il coraggio di presentarsi davanti a un altro. Gesù si mette davanti come quello che dice: Ma io ti voglio un bene da morire ed è morto. L e, allora, e allora la misericordia è questa capacità di avere a disposizione la vita per un altro, anche se quell'altro mi sputa addosso e mi rifiuta. Anche pochi giorni fa, Papa Francesco ricordava ai preti di fare bene i preti e di non servirsi dei laici e ai laici di fare bene i laici e di non nascondersi dietro ai preti. Com'è il suo rapporto con i laici? E come dovrebbero essere i laici? Ma io credo che essere preti è una funzione. E che Gesù Cristo non è stato né cristiano né cattolico, ma mm. è stato umano. Scoprire allora che l'umanità, la realtà dell'umanità, è quella il luogo dell'incontro con Dio e dell'incontro con le persone, ma io credo che questa sia la scoperta principale dove non è la mia funzione, io non sono il direttore di nessuno, è un servizio che viene fatto, ma non perché sono più bravo e più buono e migliore degli altri, dove allora l'uguaglianza non nasce da un concetto, nasce da un rapporto dove ci, ci sediamo qua e tu come me affrontiamo i problemi. Assolutamente. Che cosa le piacerebbe fare da grande, Don Albino? È essere contento di finire, questa storia che il Signore mi ha regalato, eccetera, in un rapporto molto gioioso e che anche nei momenti in cui saluto tutti quanti, tutti potessero anche salutarmi con gioia e fare anche un canto. A che cosa non rinuncerebbe mai? Non lo so che cosa non rinuncierei. Mi piace e sono contento di vivere. Le persone? Mi piace e sono contento di vivere e non ho niente in mano della vita futura, non so come andrà a finire. Ma intanto, dentro a questo che sto vivendo, fare in modo che quel poco che riesco sia a disposizione. Assolutamente. Un luogo al quale è particolarmente affezionato, anche se non c'è mai stato? No, io sono stato a Gerusalemme, come sono stato qualche volta a Roma. Eh, mi, sono, eh, mi sono cari come eh, il momento della, della partenza e come anche il desiderio del ritorno per la festa con tutti, sia come eh, Gesù, l'uomo di, di Palestina, di Israele, sia come Pietro, la Chiesa che è non eh, la, la direttrice. Ma la madre è quella che lancia, è quella che riconosce questa novità dello Spirito del Signore dentro tutte le persone e quindi sono anche i luoghi del rientro per la festa. Grazie e auguri naturalmente. Grazie a te e a voi.